Le proteste, sindaco, giustamente continuano con i blocchi nelle strade di accesso alla città, questa mattina anche un sit-in dinanzi ai cancelli della raffineria, perché i lavoratori dell'indotto e del diretto rivendicano solo un aspetto, lavorare. Si sapeva, perché non si può permettere di interrompere dall'oggi al domani, chiudere un'attività produttiva senza pensare allo sviluppo e alle ricadute che si hanno nel territorio. Era soltanto una questione di tempo e devo dire che anzi i gelesi sono stati molto molto pazienti. Io sono con i lavoratori perché il lavoro è dignità e la dignità non può essere tolta a nessuno. È facile far finta di niente, nascondere, mettere la testa sotto la sabbia come uno struzzo e dire che non c'è il problema. Il problema c'è, esiste e i lavoratori non hanno il piacere di stare qua sotto il freddo, ma al loro disagio lo devono dimostrare in qualche modo, in modo molto educato, ma lo devono dimostrare. E il governo centrale deve stare attento perché è l'unico che può risolvere questo problema che ha creato lui. Quando parliamo del governo, dunque parliamo dello Stato centrale, parliamo, è chiaro, di Renzi. Renzi, il premier, è venuto a Gela il 14 di agosto dicendo che da Gela partiva una nuova economia basata sull'industria. Da quella data ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e sostanzialmente non è accaduto nulla. No, praticamente è stato più uno spot quello che è stato fatto dal Premier nazionale, perché i problemi ci sono tutti e non sono stati sicuramente risolti. Né oggi, tra le altre cose, difficilmente così come si stanno muovendo li risolveranno domani. E non è soltanto il Premier Renzi che ha le più grandi responsabilità, ma tutti quanti i nostri rappresentanti nazionali che in realtà fanno finta di nulla. Io vorrei invitare i rappresentanti nazionali a posto di parlare di beghe interne, di venire qua a risolvere i problemi dei lavoratori di Gela. È facile andare ad additare e mettersi sopra un piedistallo, quando invece i problemi reali sono in mezzo alle persone. Quindi invito tutti, compreso Grillo, a venire qua a Gela a vedere quali sono i problemi e guardare in faccia queste persone che hanno perso lavoro, dignità, futuro per loro e per i loro figli. Se dovesse venire Grillo a Gela per solidarizzare con i lavoratori, è chiaro che porterebbe il simbolo del Movimento 5 Stelle, che adesso a lei non le appartiene più. Ma io mi interessano le ideologie che ho dentro di me, nessuno può togliere. Poi chiunque venga qui per risolvere i problemi di Gela sicuramente è ben accolto e mi troverà a suo fianco. Chiunque invece vuole giocare con i lavoratori di Gela, con la vita dei cittadini gelesi, in me incontrerà un nemico in qualsiasi livello, o col simbolo o senza simbolo, o 5 Stelle o qualche altro etichetta che qualcuno vuole mettere. Grillo dovesse ascoltarci, lei cosa direbbe? Prima di parlare vieni e vediamo di agire, perché le risposte bisogna darle. Parlare può essere forse utile, ma se non si danno delle soluzioni reali sono soltanto parole al vento.